Buon pomeriggio a tutti. Oggi ho voluto fare questo video, diciamo, approfondimento per quanto riguarda il nostro primo video di Gimplotti, che è quello sul coronavirus. Il motivo per cui ho voluto aspettare era per, diciamo, sondare il terreno, ma non su quello che le persone pensano del nostro video, ma in generale sull'argomento. E il motivo che lo faccio oggi è perché sono successe un paio di cose che a loro ho detto parzialmente. Su Facebook ho trovato alcune persone che mi hanno detto di essere una pecora o una capra, perché il tizio commentava a questo in un post, in un gruppo, che il coronavirus non esiste. Io ho risposto dicendo: sì, come il 500.000 di vittime non esistono, lui non ha capito che fosse sarcastico. E lui ha detto: sì, hai ragione. Io ho detto: ma guarda, sono sarcastico. Cioè, sarcastico. E lui ha detto: pure io, capre. E io rispondo in questa maniera: beh, bestia. Questa è la mia risposta. Ci sono tante persone idiote. Detto ciò, c'è un gruppo di youtuber, che non facciamo i nomi apposta perché, come dicono loro, non vogliamo sfruttare il loro nome per acquisire visualizzazioni. Lascio tutto generico, quindi così nessuno si sente citato. Dunque, il discorso è la mascherina. Diciamo, ho sentito dire in giro che le mascherine, con le mascherine ti si accumula il CO2 e quindi è crepi. Vuoi che muoio? Se no, muoio. Io ho fatto una ricerca su questa cosa, se è vero o no. Ma prima di parlare della mia breve ricerca, perché è stata molto semplice trovare, perché su internet, se tu sai cosa cercare e sai come cercare, le trovi. Cioè, se il discorso della mascherina fosse vera, tutti i medici sarebbero imbecilli. Tutti i chirurghi che lo usano. Quindi, perché comunque, molti magari non hanno... Anche i tatuatori stessi. Tatuatori, un sacco di professionisti usano le mascherine per lavorare. Loro già poverini, loro dovrebbero essere già morti. No, non dico che loro, se usano la mascherina, dovrebbero morire, però... Perché loro non lo dicono, loro dicono che diventano rincoglioniti. Detto ciò, ho fatto una breve ricerca, ho trovato un articolo che metto in descrizione, in cui dicevo, analizzava questo fatto. Allora, l'anidride carbonica, per diventare, diciamo... No, nociva, tossica, hai detto benissimo il termine che loro usano in questo articolo, tossica, che tra l'altro l'articolo è in inglese, bisogna che l'atmosfera in cui ti trovi sia satura di almeno il 10%, contro il 0.04, se non ricordo bene, dell'atmosfera normale. Quindi significa, se non mi faccio male i conti, deve essere tipo quasi 200 volte di più. Perché 0.04, certo, moltiplichi per 100 e poi per 2, quindi più di 200 volte, più di 200 volte. Più. E comunque se arriva al 10% non muori, subito. Prima, diciamo, ti fa male la testa, poi svieni e poi ovviamente arriva la morte. Giusto. Quindi prima di arrivare la morte c'è un passaggio. Ci sono dei livelli, vai. Ora, negli Stati Uniti, un tizio si è andato a schiantare col proprio SUV e lui ha raccontato alla polizia che era stato causato dall'uso della mascherina. Dopo qualche settimana approfondendo, la polizia si è dovuta ricredere e ha detto, diciamo, non mi ricordo esattamente cosa dice, ma comunque è scritto nell'articolo. Diciamo che le mascherine da mettere per il coronavirus non vi uccide, non vi fa imbecillire, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, per quanto riguarda un'altra situazione, perché sempre in questi gruppi in cui mi trovo su Facebook, qualcuno, a parte il fenomeno che diceva che il virus non esiste, c'era qualcuno che diceva una cosa... Come fanno tutti i complottari? Cosa vera? E poi costruiscono un bellissimo castello pieno di complotti, un castello di... Esatto. Parteva con dicendo, è un banale virus del raffreddore. Non essendo un medico, mettiamo caso che sia un virus dell'influenza. Sto mettendo caso, non sto dicendo che sia dell'influenza, perché comunque i coronavirus sono sempre esistiti. Infatti questo si chiama il nuovo coronavirus, chiamato anche COVID-19. Il discorso del coronavirus, per cui c'è stato il lockdown, non è perché se lo becchi muori. Se lo becchi, puoi morire. Il motivo del lockdown è principalmente per prestare assistenza sanitaria. Se questa qua è una piano, e questa diciamo è la linea per quanto riguarda la capienza delle terapie intensive, degli ospedali, il coronavirus, diciamo, metteva una certa pressione su quanto riguarda il sistema sanitario.
Quindi pochi posti in terapia intensiva per molti pazienti. Beh, è normale, cioè ovviamente non sono però preparati a un numero così elevato di persone che hanno bisogno della terapia intensiva. Quindi il motivo del lockdown per ridurre, diciamo, i contagi era principalmente per i casi più gravi, non necessariamente letali, i casi più gravi che necessitavano della terapia intensiva era semplicemente per schiacciare questa curva un pochettino. Perché comunque, ora non mi ricordo esattamente i dati quali sono, ma il tasso di mortalità è del circa il 4%, se non ricordo male. Ma che molti dicono, ma non è tantissimo. Ho capito, ma chi non muore deve andare in terapia intensiva. Se i posti di terapia intensiva non ci sono, che cosa succede? Cosa succede che schiatti? In modo per contenere le infezioni e per dare possibilità a tutti di essere curati, lo scopo è quello di appiattire la curva. Beh, soprattutto nei mesi, mi pare che marzo-aprile, mi pare il picco si è raggiunto. Allora, aprile, marzo-aprile sì, dipende sì, da quale stato tu stai esempio, parlando. Io sto parlando ad esempio dell'Italia, chiaramente. Già che allora, sia marzo-aprile, aprile sicuramente il picco era altissimo. Se voi vi ricordate, io l'altro giorno stavo lavorando, stavo analizzando dati appunto del coronavirus, indipendentemente da questo video. Il giorno in Italia in cui si sono registrati più casi, ovviamente mi baso sui dati che ho preso, che ho trovato online, no? Mm-hmm. È stato il 27 di marzo. Marzo. L'ultima cosa che voglio dire prima di concludere è quanto riguarda... la censura del... Sì, esattamente. Praticamente c'è un'altra, diciamo... La teoria del complotto. Cerchia di youtuber che sostiene che... Youtuber. Non li chiamerei YouTube. Ah, non so, hai ragione. C'è un'altra cerchia di complottari che praticamente creano complotti sul complotto. Quello che io chiamo metacomplotto. Metacomplotto, esatto. Cioè, cos'è? Praticamente loro caricano video di complotto su YouTube e poi si lamentano che YouTube li censura. Ora, prendo un esempio. Loro sostengono che è sufficiente caricare un qualunque video di coronavirus che YouTube cosa fa? Sbam, te lo cancella. Te lo butta giù. E il motivo per cui questo video lo sto facendo dopo 2 settimane è perché noi abbiamo fatto un video col coronavirus, abbiamo messo hashtag COVID, coronavirus, eccetera, 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 e YouTube non ce l'ha buttato giù e noi non siamo nessuno. Noi il nostro canale l'abbiamo aperto quando? Qualche settimana fa. Fine giugno. Vabbè. E non lavoriamo per Soros. Aspetta, e manco per la Big Pharma, e manco per il Deep State. Lui per la Big Pharma è un bogliettino. No, non è un bogliettino. Cioè, non è, però. L'ultimo punto è che loro si lamentano la stessa cosa per quanto riguarda video che possono magari parlare di certi stati, tipo stati africani. Tra qualche settimana uscirà un nostro episodio di Gimplotti in cui, per il motivo che poi voi capirete del video, che mi voglio anticipare, io parlerò di una mia esperienza in Africa. Allora, vedremo, anche qua faremo un altro esperimento sociale per YouTube. Vedremo cosa accadrà al nostro video. Commenti, ragazzi, prima di concludere? No, a me si vedrà. Perfetto. E facciamo esperimenti. Vi ringrazio per essere stato fin qua in questo video e ci vediamo col prossimo episodio di Gimplotti o di Anime della nostra infanzia. Iscrivetevi al canale, ci saranno tante altre sorprese. Non so dove metti. Iscrivetevi. Ciao!